Signori che ascoltate queste storie, mettetevi tranquilli sul divano. Questo forse qualcuno se lo ricorda. Questo, ora ve lo racconta Carla, no, però io, per quello che so io, questo, quando il Grosseto è andato in Serie B, è stato un evento per la nostra città veramente importante, tutti impazziti, è stata l'unica a avere un'idea geniale. Come dimostra che lei gli partono questi treni, poi c'ha tanti difetti, perché però su queste cose ha fatto l'inno del Grosseto e patrocinato dal comune, presumo, vero? No, non ci sarebbe stato il tempo tecnico perché è stata una cosa immediata. Deciso il lunedì di Pasqua con in mezzo alle risate della mia famiglia, perché tu ti immagini, io non mi sono mai occupata di calcio in vita mia, non so nemmeno se il pallone è tondo quadrato, per dire, cioè sono ignara di tutto, però dissi io, la città va in Serie B, vorrei fare un inno. E infatti è stata un'idea fatto. Malissima, perché e praticamente questo qui non è altro poi che la base di quello che, su cui è stato fatto la canzone di Butteri. È al contrario, era una canzone che già esisteva, i Butteri di Marina. Ah, ecco, e te c'hai... E mi sembrava quella giusta, per cui chiesi al paroliere che aveva scritto Butteri di Marina, ma io avevo scritto solo la musica, di scrivermi delle parole adatte per l'inno del Grosseto. E così lui fece, quindi è Butteri di Maremma, Grifone di Maremma e poi è tornato ancora Butteri di Maremma. Ma potrei raccontare un sacco di aneddoti, per esempio che su questo Grifone di Maremma, su alcune parole di questo inno, un'organizzazione di persone che io chiaramente non conosco ha anche stampato gli accendini, io ho trovato gli accessori con le parole della mia canzone. Bellissimo. Sì, è divertente. Poi niente, è stato anche molto carino perché lui scrisse delle parole non sapendo come sarebbe andata la partita effettivamente, però scrisse delle parole che poi sono state profetiche, ha proprio un po' descritto la partita come andò e la partita che ci portò in B. Detto questo, vorrei anche citarlo, questa persona, si può fare, perché ora lui è in politica, non vorrei, lo dico proprio, lui è soprattutto un caro amico e ha scritto delle canzoni che io ho musicato, che sono ancora nel mio repertorio, mi piacciono tantissimo, e lui è Leonardo Culicchi. Ok, perfetto. Poi che altro? Che dico? Quando cantano le donne di Magliano? Ecco. Oh, le donne di Magliano cantano, intanto quando le invitano, quindi... amministrazioni comunali, proloco, feste private, feste danzanti, feste nell'aia, quello che diciamo tutti i teatri, sia fisici che inventati, quindi qualsiasi spazio è quello giusto, perché le donne di Magliano portano sempre un sacco di allegria. Facciamo musica che essenzialmente è musica del tempo che fu, però molto reinterpretata, quindi si balla, ma anche si può pensare, c'è anche una parte cantatoriale, si può ragionare insomma con la nostra musica. Chiamateci, noi verremo. No, e per chi invece non può chiamare ma può essere pubblico, intanto anticipo che ci saranno dei concerti estivi, non dico dove, perché così potrete iscrivervi alla pagina, al gruppo e saperlo direttamente. Quello che volevo dire io invece in conclusione è il fatto che Carla su questo progetto è stata veramente vincente nel riuscire a capire che non è un progetto solo popolare, ma è un progetto musicale, un po' un cantastorie, e quello che hanno notato anche chi ha recensito tutto il disco è stato questo, che non è un canto popolare classico, ma è, mi piace dire questa cosa, è un canto popolare 2.0, cioè è veramente avanti, è innovativo, però riporta le tradizioni, perciò è una cosa che culturalmente, secondo me, andrebbe adottato anche su delle cose anche didattiche, delle scuole, di queste cose qui, perché la tradizione aiuta a rispettare e andare avanti rispettando il proprio territorio e il proprio ambiente. Cosa che ultimamente purtroppo non riusciamo più a avere. E questa era solo una piccola cosa che secondo me è fondamentale. Ok? Siamo a posto così, salutiamo i nostri amici di backstage. Alla Ciao, prossima grazie volta. Dell'ospitalità. Grazie anche a Nunzio che è sempre professionale e gentile. Scusa, in ultima battuta,
volevo non hai ringraziato i tuoi figli? No. Francesco, tuo marito. Perché dovrei ringraziarli? Perché hanno lavorato anche loro nel progetto. No, Andrea non ho citato. Andrea Frosolini ha suonato nel disco, l'ho detto. Sì, insieme a Paolo Mari. E no, volevo ringraziare Andrea Lullo Minciotti, allora, ecco, che è il tuo collaboratore, ci devi pensare te. Che è stato bravissimo, certo, professionale, bravo, accurato. Un professionista, mentre io è poco che faccio le registrazioni, perché io ho sempre lavorato sul live, lui mi ha coadiuvato soprattutto su questa parte di recording in cui io non ero molto ferrato e ci ha dato una grossa mano. Bene, grazie ancora, grazie tante. Le mani e il viso rosso per la vergogna. Quegli stessi uomini che la mattina all'alba salgono sul cavallo e guidano la mandria al pascolo, i cowboys che sfidarono e vinsero Buffalo Bill, i butteri.